Buongiorno bellezze, ritorno con i video in questo 2020. Parliamo di moda, parliamo di estremità. Sì, ho detto dire estremità. E parliamo nel dettaglio di scarpe con il tacco. Lo so, devo ammetterlo, tra me e le scarpe con il tacco non c'è mai stato un amore molto molto profondo. Principalmente perché sono alta più di 1,80 m, 1,82 m. Vi ho già detto tutte le sfighe del mondo che ho avuto durante la mia vita per via di questa altezza nella serie che ho girato e che è nella homepage del mio canale e l'ho chiamata Tall Girls, ve la lascio anche qui sopra nelle schede così potete andare a dare un'occhiata e vedere se come me avete vissuto queste esperienze, per esempio quando il vostro ragazzo è più basso di voi o altre cose, quando siete le più alte del gruppo e non riuscite a parlare con quella più in basso. Cose simili che fanno ridere, ma allo stesso tempo fanno anche molto molto riflettere. Oggi parliamo di scarpe con il tacco e di cosa, come, quando, dove indossarle. Insomma, di come indossare le scarpe con il tacco nel modo giusto e senza soffrire, soprattutto. Vedremo insieme una serie di sotterfugi, di trucchi che ho imparato con gli anni, soprattutto nei backstage delle sfilate e non solo. Per indossare le scarpe col tacco anche per un periodo prolungato di ore senza soffrire, senza avere delle fiacche enormi il giorno dopo. Via con la sigla. Il primo consiglio è quello di acquistare subito e immediatamente quelle cosette di silicone. Ne esistono davvero tantissime differenti in commercio e ognuna va a coprire una parte differente del piede. Io le ho trovate su Amazon, vi lascio qui sotto tutti i link per coprire le varie parti del piede. Esistono quelle per la punta, per le scarpe a punta, esistono quelle che coprono il tallone per chi ha dei problemi con la parte inferiore, con la parte posteriore. Esistono quelle laterali, esistono quelle per le dita, per indossare i sandali magari senza avere dei problemi. Insomma, ne esistono migliaia differenti tra di loro, sono sicura che troverete quello perfetto per voi. Il gambaletto o la calza, insomma, quel tessuto lì, avete capito? È perfetto, va ovviamente nascosto se è color carne. Magari se indossate un pantalone palazzo e sotto vi volete andare ad indossare una pumps che però magari vi sta un po' scomoda, ma che sta bene quando si intravede con il piede nudo. Optate per un gambaletto oppure una calzamaglia color carne, non troppo brutta da vecchia, non troppo pesante, che vada a proteggere in un certo senso il vostro piede, perché si sa, le pumps a contatto diretto con il piede causano sempre guai, anche quando sono di mezzo numero in più e dovrebbero in teoria essere più comode. Il tacco blocco, sia santificato chi ha inventato il fantastico supremo tacco blocco. Io lo amo, indosso soltanto quello e grazie al cielo è di tendenza, quindi potete indossarlo senza alcun tipologia di problema. Il tacco blocco è quello largo, non è la zeppa, è quello largo differenziato dal plateau. Ne esistono davvero tantissimi in commercio, partono dai 2-3 centimetri fino ad arrivare a quelli di 15, sono comodissimi e regolando il tacco con il plateau non vi accorgerete nemmeno di indossare un tacco. Punta o non punta, pumps arrotondate oppure appuntite, non esiste una regola. Importante è valutare la forma del vostro piede. Infatti esistono tantissime tipologie di piede che vi lascio qui a lato. E bisogna guardare la forma del vostro piede, che può essere a punta oppure quadrato oppure arrotondato, e valutare a quale tipologia di scarpa si adatta di più. I sandali con il cinturino nella parte posteriore. Se avete un numero oversize, come nel mio caso che ho un 42,5, potrebbe capitare di non trovare la vostra scarpa del cuore, del numero giusto. Il mio consiglio è quello di prendere magari un numero in meno della scarpa che amate se prevede la parte posteriore aperta con un cinturino. In questo modo, anche se scapperà fuori di qualche millimetro, nessuno se ne accorgerà e soprattutto voi non soffrirete. I cuissards, ovvero gli stivali alti sopra il ginocchio con il tacco largo.
Mi raccomando, state molto attenti quando scegliete questa tipologia di stivali. Sono super sexy, stanno bene a tutte, però state molto molto attente perché il tacco a stiletto è bellissimo, ma può risultare volgare in certe occasioni ed è difficilissimo da portare. Se amate anche voi questi stivali ma non sapete bene come indossarli, lasciatemi un like qui sotto e faremo un video a riguardo al più presto. Last but not least, i classici tronchetti con la caviglia fasciata e il tacco blocco. Sono comodissimi da indossare anche in caso di storta, che ogni tanto capita, diciamocelo, magari quando camminiamo sui bolognini, quando camminiamo su una strada che non è così liscia, quando facciamo le scale, insomma, può capitare di prendere una storta. Insomma, con la caviglia fasciata nel tronchetto non rischieremo di farci veramente male. I consigli su come indossare i tacchi senza soffrire finiscono qui, spero di esservi stata utile, noi ci vediamo prestissimo alla prossima puntata. Lasciatemi un commento qui sotto se avete qualche consiglio oppure qualche domanda specifica. Ci vediamo tutti i giorni nelle stories di Instagram e alla prossima. Ciao, sono sempre io, Alice. Non vedi la mia faccia, ma vedi in sovraimpressione un paio di video che ti potrebbero essere utili. Quindi dai un'occhiata alle immagini se ti piacciono, dai un'occhiata ai titoli e clicca per andare a dare un'occhiata anche a questi video. Iscriviti al canale e noi ci vediamo anche adesso nelle stories di Instagram. Alla prossima!